Il futuro è una merda, strano, di solito è sempre bello e radioso. Nei primi 7 minuti muoiono tutti e non è una puntata di Game of Thrones. Ah, c'è Tyrion! Allora sì, forse una puntata di Game of Thrones. Wolverine viaggia nel tempo usando Ellen Page e non la DeLorean, chiamalo scemo. Wolverine deve incontrare Xavier e invece incontra il drugo. Xavier è depresso perché gli manca la fregna, siamo con te fratello. Quicksilver non è male. È il personaggio più figo di sempre! Quicksilver libera Magneto praticamente da solo, chissà cosa farà dopo! Quicksilver viene mandato via perché... Lo rivoglio, cazzo! I mutanti fermano Mistica, solo che Magneto vorrebbe fermarla un po' di più. Wolverine ferisce Ellen Page perché ha una doppiatrice di merda. Xavier riacquista i poteri, ma perde l'uso delle gambe e i capelli. Xavier parla con se stesso del futuro. O del passato, dipende. Magneto usa le rotaie per controllare le sentinelle. Sì, detto così suona strano. Magneto solleva uno stadio, Bane va in un angolo a piangere. Poteri terribili. Mistica lo spara a Tyrion, il futuro cambia, Wolverine torna nella friendzone. Tutti i film dell'X-Men prima di questo non sono serviti una minchia a fine. Pa-pa-pa-ra-pa-ra!